Buon pomeriggio cari amici, benvenuti da Adribisù. Ecco che quest'oggi mi vedete in compagnia di un altro degli articoli da me, tanto perlustrati sul web, vi spiego subito. Allora, praticamente qualche tempo fa vi avevo fatto un video in cui avevo comprato da Amazon un kit con fornetto, lampada UV e degli stampi, praticamente. Così simili a questo, con il gel, UV, tutto quanto, e si chiamava UV Factory, qualcosa del genere, di una marca di giocattoli che faceva, metteva in vendita questo kit. Mi imbatto su Vinted qualche giorno fa e perlustrando, scopro che esiste anche un'altra marca di questo tipo di gioco ed è della Gemex. Atelier à Bijoux, probabilmente scritto in francese perché è un'azienda di giocattoli francese. Tant'è vero che vedete tutte le istruzioni, vede include una lampada coquillage, come si dice, coquillage, no, che non abbia studiato il francese, l'ho fatto anche quello, però in questo momento per essere sintetica mi è venuto in maniera un po' sbilenca, va bene. Ecco, Magic 25, Daily Kid, Magic 2, Mule, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vado su Vinted e trovo questa clamorosa offerta da parte di un privato, chiaramente, una persona che se ne voleva sbarazzare completamente sigillato, raga, bene sì, 10 euro, più la spedizione dalla Francia, 4 euro e qualcosina, più l'assicurazione lì che si paga su Vinted, eccetera. Insomma, in tutto sui 15 euro. Questo prodotto su Amazon lo trovate a 42-48 euro. Mi sono fiondata perché potevo lasciarmelo sfuggire una roba del genere a 10 euro, metti a fuoco. Ecco qui, adesso apriamo, non parlo più, apriamo. E guardiamo il contenuto. Ovviamente devo posare necessariamente, ecco qua, la fotocamera. Poi, dopodiché, dobbiamo cercare, ecco, i nostri adesivi. Ok, allora, a quel punto là ho detto: ma che puntini puntini, fortuna a questo punto, perché la persona probabilmente o l'aveva avuto tipo sua figlia, regalato per un paio di uguali, insomma, due uguali, oppure io non so, c'è in vendita 10 euro, cioè non ho indugiato tipo un secondo, perché insieme con me l'aveva messo da un'ora circa l'inserzione, e praticamente c'era anche un'altra persona che lo osservava. Mi sa che non ho dato nemmeno il tempo di fare fotografie dello stesso articolo, che già se lo trovava da dover spedire a me, e quindi ha impiegato un po' di tempo ad arrivare. Se magari ci sbrighiamo, meno male che ho conservato un po' di unghie, perché le vado a tagliare ben presto, perché per me queste sono già lunghe. Vabbè, qui squiglia. Allora andiamo avanti. E 1, 2 e 3, quindi apertura ed inaugurazione lo useremo, ovvio. Dunque abbiamo, vedete, abbiamo tre scompartimenti, oh, con la lampada che carina conchiglia, perché quell'altra era esagono, quella che vi ho fatto vedere, l'altro tipo. In realtà è lo stesso prodotto, solo che da due case differenti, da due veramente industrie di giocattoli diverse. Però questa è francese, ecco perché l'importazione mi sa su Amazon costa di più. Quella della V-Factory, quella che avevo comprato io, che è della Nice, è un'altra azienda, mi sembra italiana. Ecco, quella la pagai 35, se non mi sbaglio, sui 30. Allora, qui nel cartone non ci sta più nulla. C'erano solo dei blocchi, diciamo, dei fermini per poter fare. Ok, quindi il contenuto della confezione è questo qui. Abbiamo la carinissima lampada UV, vai, bellissima, sempre con il discorso dello specchio che in pratica rifletterà poi
la lampada, questo piattino di plexiglass traforato al solito, e certamente da inserire le pile, perché non te le danno, ovvio. Ecco, vedete, stesso tasto come quello che ho, soltanto che lì è esagonale, fucsia, con le lampadine qua. Lo scopriremo, insomma, vediamo un attimo. Quando vado ad infilarci le pile, poi cosa farà? Che cicalino farà? Perché quell'altro dava il suono. Allora, questo qui è per posizionare i nostri stampi, lo vedremo. Dunque, abbiamo, per quanto riguarda gli stampi, bellini, ma che carini. Allora, questi qui sono simil a opaco, anche questo, che pure quell'altro era un pochino opaco ed erano più rosa, insomma, più o meno quella è la modalità. Vedete? Questi hanno un unicorno, carinissimi, carinissimi davvero, belli, quindi due. Poi abbiamo la nostra UV da 15, no, da 25 invece. Le istruzioni, ovviamente, obbligatorie, anche qui ti dice 3 minuti, vedete? In pratica, al solito, metti il gel, mescola con le decorazioni. Vabbè, non perderemo tempo a vedere questo, però io vi dico che su Vinted, ma a proposito di Vinted, si trovano delle offerte. Io qualcosina la sto vendendo, pure delle mie, insomma. Non articoli solo creativi, anche articoli di oggettistica, che non me ne faccio niente, e quindi ho deciso di vendere. E vi dirò che si trovano delle offerte. Io acquisto di più che vendo veramente lì, però si trovano delle offerte certe volte, in particolare dai francesi. Ho notato che a differenza di tipo subito.it, dove trovi tutta gente, diciamo, italiana, lì hai la possibilità di vendere, acquistare anche tipo in Francia, in Spagna, Belgio, anche Belgio. Ha delle spese di spedizione che, se normalmente dovessi farle, sicuramente non sarebbero da 4-5 euro. Quindi per questo motivo è conveniente. Ve lo consiglio. Se vi piace questo kit, ho visto altre persone che se lo vendono, chissà perché, forse non piace. Dite? Qui ci sono due basettini clips, ci sono fermali, due di quelli tic tac, così. Poi c'è questo che non capisco, vabbè, questo per mescolare, invece in quell'altro c'era di legno il cosino, e questo qua non riesco a capire cos'è, mi incuriosisce, che è sta roba. Allora, abbiamo che è uno stickers. Una gomma? Vabbè, lo devo per forza leggere e tradurre in francese di lì, perché non si capisce. Perfetto, quindi questo è il tutto. Il tutto lo potete trovare. Ci sono altre persone che se lo vendono anche nuovo, forse leggermente un cicinino di più, 12-13 euro. Però conviene, secondo me, perché se vai su Amazon lo trovi a molto di più. Niente, basta 8 minuti e 38. E vado a sistemare il piano, così almeno ne faccio uno, vediamo che ne viene fuori. Benissimo, ho messo le quattro pile mini stilo che diceva di inserire. Ho messo il piano di plexiglass qui, ho aperto anche le decorazioni, ho aperto anche il sigillo che c'era alla UV. Adesso ne preparo uno, mi piace tanto questo orsacchiotto qua, e vediamo cosa succede.
Ed eccomi qui, ho fatto catalizzare, vedevate che si illuminavano le stelline, anche se non tanto bene dalla fotocamera probabilmente, però fanno tanti colori e poi anche qui, dopo 3 minuti, fa il cicalino che ti avvisa che sta per concludersi il processo di catalizzazione. Io, come avete visto, ho messo giusto un filino di primo strato di gel. E adesso praticamente vado a chiudere. Ho voluto guarnire in questa maniera anche perché sono solo queste le decorazioni che ti dà questo gioco. Ecco, e quindi a questo punto vado a chiuderlo così. Anzi, metterei giusto qualcos'altro. Vado a velocizzare e vi mostro. Ok, vedete, ho fermato le decorazioni così che sembrano belle incastonate qui. Adesso vado a versare per coprirle tutte un secondo strato. Ok, ho fatto catalizzare il secondo strato perché comunque sono abbastanza alti questi soggettini e quindi è meglio, ecco così per dire, fare per strato strato, insomma. Però stavo pensando, siccome mi dispiace chiudere tutto trasparente, ho preso dei glitter di altro, di altre vagonate che ho perché tanto non è che mi manchino e a questo punto farei un esperimento a chiusura finale. Ok, apriamo per la serie, tanto i glitter non mi mancano. Vabbè, li voglio recuperare perché noi non sprechiamo nulla. Ecco qua, quindi dopo li vado a raccogliere e li metto a posto. E in ultimo, beh, scalda un po', eh. Si sente bel caldino qui nello stampo ed infine vado a fare l'ultimo strato così li sigillo tutti quanti e dopo sformiamo. Ed ecco il cicalino, forse uno l'ho fatto ascoltare. Finale che ti dice che si è catalizzato, quindi vado a verificare. Innanzitutto, di sotto è bello calduccio, qui pare che sia davvero catalizzato. Ci metto anche il dito perché per vedere, anche se io un'altra, da 3 minuti la farei al contrario anche per ottenere il fronte retro, male non gli fa, così è più sicuro. Allora, pronti? Vediamo un momento. Vediamo un momento. Beh, io direi che a questo punto, poi adesso siamo in video, però per maggior sicurezza potete fare anche altri minuti e quindi vedete che bellino. No, io guardate, io vi consiglio questa attività a prescindere se siete grandi, piccini. Perché è davvero rilassante, mi sta piacendo un sacco, si è catalizzato bene, devo dire che anche meglio di quell'altro kit che è la Gemmi, ecco Gemmi e l'altro, quell'altro che ho fatto vedere in altro video, devo essere sincera, anche se quell'altro era la prima volta che lo utilizzavo e non feci proprio a stratini sottili,
Però questo, vedete, con il fondo che è leggermente poi lucidato, perché il fondale è opaco, lucidato, sarà ancora più carino. Vedete, così sul retro c'è quel po' di argentato che affiora e che dà, diciamo, compattezza al tutto. Io sono soddisfatta di questo acquisto, ve lo consiglio, vedete, ho recuperato quelli che potevo recuperare, i glitter, così non dicono che i creativi sono spreconi, eh? Ecco qua, guardate che bellino, io ve lo consiglio. Ci sono tante formine, vendono anche altri refill, sempre su Vinted si trovano, di queste persone francesi che cedono spesso con le confezioni proprio immacolate, imballate tutto. Io niente, vi abbraccio e vi bacio per quest'oggi e vi lascio ad un buon proseguimento di serata. E grazie per avermi assistito, ecco, in questa avventura, chiamiamola così, avventura creativa. Grazie, 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 ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!